Giulia, sono una cassiera, lavoro in un supermercato e sono una delle categorie dimenticate dall'Italia. Io sono una babysitter che voglio vaccinare come tutti. Io sono un corriere. Ogni giorno che giro le strade di Milano mi becco un sacco di gente. Nel progetto di vaccinazione hanno messo i professori universitari, i magistrati e noi che ogni giorno siamo in contatto con la gente e niente, ci lasciano lì buttati. Per me è pericoloso questo lavoro. Io lavoro sempre con la mascherina. Sì. Io non tolgo mai. Ne hai due addirittura? Sì, dalla paura. Chiediamo appunto l'erogazione del vaccino per le nostre babysitter proprio per garantire una forma di tutela bilaterale, sia la tutela della categoria dei lavoratori ma anche la tutela della famiglia. Abbiamo provato a chiedere anche tramite Assindat Golf, associazione di categoria dei datori di lavoro domestico, di supportare la nostra causa. Siamo qua a garantire un servizio rischiando molte volte la nostra salute e la salute delle persone che abbiamo a casa. Siamo un servizio che serve a tutti, ma noi abbiamo bisogno di essere tutelati così come tutti gli altri. Vediamo tante persone al giorno, tante persone che arrivano senza mascherina e noi dobbiamo chiedergli: signore, per favore, può tirarla su? Gente che magari ti risponde male, gente che ti starnutisce in faccia, gente che si lecca il dito e ti dà i soldi. Gente che gli dice: signora, per favore, tenga le distanze. Ah, ma non esiste niente. Sono un corriere, devo consegnare una busta. Un affettino per voi. Grazie. Faccio 100 consegne al giorno, vedo 100 persone. Ci capita di andare da persone che sono contagiati, che sono positivi al Covid. Te lo dicono loro stessi, ti dicono: sali perché sono in quarantena e non posso scendere. Sì, i bambini non hanno la mascherina, è sempre rischioso lavorare con i bambini. Però ho bisogno di lavorare. Tanti miei colleghi si sono già ammalati. Comunque anche altre categorie sono state dimenticate, però noi comunque non ci siamo mai fermati, dovevano considerarci una categoria importante in questa vaccinazione. Io conosco persone che durante il lavoro come il mio, sono rimaste contagiate, io ho avuto il rischio di essere contagiata, per fortuna il risultato negativo, ma è un'angoscia. Massimo, parto da te. Ci...